Uè ragazzi e bentornati! Oggi ci facciamo una bella chiacchierata per quanto riguarda la progettazione di Salva il Mondo. Infatti il team di Salva il Mondo ha rilasciato delle note per quanto riguarda le modifiche al metagioco. Dal team di Fortnite, ciao a tutti! Eccoci qua per approfondire il discorso su alcune modifiche al bilanciamento apportate con l'aggiornamento 11.30 e alle loro motivazioni. Abbiamo monitorato attentamente i vostri commenti fin dalla release e siamo lieti di annunciare che il prossimo aggiornamento affronterà alcuni dei problemi che avete sollevato. Uno dei nostri obiettivi primari era di ritoccare il metagioco in modo da mantenere l'importanza e l'utilità dei tunnel di trappole, ma richiedendo anche una partecipazione attiva dai giocatori per mantenerli intatti e funzionali. Desideravamo un gioco più attivo e coinvolgente e siamo intervenuti in quella direzione. Danni abilità e incrementi a salute e scudi sono a un passo in quella direzione, ma abbiamo ancora diverso lavoro da fare. Quindi, come già vi avevo accennato nel video di ieri, l'Epic Games vuole spingerci a cambiare il metagioco. O almeno ci sta spingendo a dover cambiare il nostro metagioco. Cioè praticamente non vogliono più che basiamo le nostre partite solo ed esclusivamente con le trappole, ma vogliono renderlo un gioco molto più coinvolgente per quanto riguarda eroi, abilità, perk eccetera eccetera. Comunque anche la semplice aggiunta delle squadre eroi rispetto a come era già un anno fa poteva essere un indizio. Trappole a gas e sbalzatori. Usando le trappole a gas in certi modi era possibile accumulare tormenti fra loro, superando di molto il danno inferto da altre trappole. Quindi magari un tunnel 2x1 di trappole a gas, dove appunto abbiamo una trappola iniziale e le due trappole a gas dentro al tunnel, facevano molto ma molto più danno rispetto a un tunnel di trappole effettuato con qualsiasi altra trappola da soffitto. Perciò hanno modificato le trappole a gas in modo che non garantiscano più il danno pieno attraverso i tormenti, ma infliggano danni devastanti ai nemici intrappolati nel loro raggio d'azione. Inoltre le trappole a gas ora aumentano il proprio danno del 15% per unità di tempo e mitigano le nubi di api. Rimangono ancora alcuni aggiornamenti che vorremmo apportare alle trappole a gas, come correggere gli errori di durata dei vantaggi, perché fin dal giorno 1, ovvero dall'introduzione del recombussolatore di vantaggi, le trappole a gas nella perk della durata degli effetti, diciamo che non ha mai funzionato come dovrebbe. Inoltre non siamo soddisfatti dello stato generale degli sbalzatori e di come sono stati usati per infliggere danno percentuale agli abietti, perché come tutti voi ben ricorderete, appunto gli sbalzatori erano usati per uccidere qualsiasi smasher, qualsiasi zombie di livello appunto altissimo che non era praticamente tirabile giù con le armi o appunto con le abilità. Si utilizzava il lanciatore da terra per far saltare appunto lo zombie in aria e fargli prendere una percentuale di danno da caduta, e la percentuale era molto ma molto importante per quelli che sono magari gli smasher a livello 300, perché con le armi ci metterete sì e no 5-10 minuti a tirar giù uno smasher di quella potenza, mentre con uno sbalzatore da terra, dopo aver preso il danno da caduta, sarebbe morto al secondo impatto. Questo ha portato i giocatori a spammare sbalzatori nelle modalità di gioco con forti aumenti di livello di potenza, appunto come Frostnite o Resistenza, dove sono nettamente più performanti delle altre trappole. Appunto, come dicevamo, non c'erano trappole che andassero a togliere così tanta vita agli zombie. Cioè a uno smasher a livello 300 l'unica maniera che avevamo per infliggere così tanto danno a uno zombie così di alto livello era fargli prendere il danno da caduta. Bombola di propano, eccoci qua. Finora i tunnel trappola venivano danneggiati da proiettili vaganti e altri errori dei giocatori che portavano all'esplosione delle bombole di propano nel pavimento. Ma ora che gli esplosivi non rilasciano più propano e attaccano attivamente i tunnel, dovrete reagire per contrastarli. Inoltre gli esplosivi ora si autodistruggono se una trappola li danneggia quando i loro PS sono ridotti a un terzo o meno. Perciò rimangono una minaccia per i tunnel di trappole. In generale abbiamo voluto dare agli abietti dei nuovi strumenti per contrastare i tunnel, come le cariche di esplosivi e distruttori e i nuovi abietti guaritori. Smasher ancora più distruttivi, coerenti al loro nome, i distruttori, ovvero gli smasher, sono sempre impegnati a distruggere strutture. Finora l'intelligenza artificiale dei distruttori aveva un bug noto e facile da sfruttare, che impediva loro di riconoscere determinate strutture modificate come bersagli validi. Correggendo quel bug e apportando delle modifiche agli sbalzatori, abbiamo messo in luce un problema generale con la crescita degli abietti in Frostnite e Resistenza. Questo ha lasciato i giocatori privi di contromosse efficace contro gli smasher ai livelli più alti, appunto. Abbiamo pubblicato una soluzione rapida per ridurre l'aumento degli abietti in Resistenza, Frostnite e nella parte alta di Monte Spago, in modo che i distruttori ed esplosivi siano più gestibili. Oltre alle correzioni e agli aumenti, stiamo indagando sulle scarse prestazioni di alcune armi e trappole per capire come possiamo ritoccarle. Quindi ci tengo a ribadire che appunto questa è una soluzione rapida, quindi momentanea, vale a dire, e questa soluzione momentanea è appunto la riduzione di potenza
potenza per gli abbietti per quanto riguarda nell'endurance, nella resistenza, quindi in Frost Knight e nella parte superiore di Monte Spago, che non è mai specificato ma si intende sempre oltre la zona al 100. Come possiamo vedere da questo schema sviluppato da un utente su Reddit, prima della patch a livello 128 in Frost Knight arrivavano gli zombie fino al livello 305, mentre nella nuova Frost Knight, sempre livello 128, dopo questo aggiornamento, alla 20ª ondata, sempre quindi all'ultima, arriveranno alla potenza 227, quindi molto molto più gestibili. 78 livelli per la precisione. Grazie infinite per i commenti costruttivi che ci avete dato fin dal lancio della versione 11.30. La vostra pazienza e partecipazione ci sono state di grandissimo aiuto e non vediamo l'ora di scoprire cosa pensate delle modifiche in arrivo. Tenete gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti sul metagioco in futuro. Quindi, come vi dicevo appunto pure ieri, ci saranno ulteriori cambiamenti che andranno a modificare il meta attuale del gioco. E mi sembra chiaro che vogliono spingere Salva il Mondo da una parte molto più coinvolgente. Ma sono un po' preoccupato perché Salva il Mondo non ha queste grandi performance da permetterci di combattere in mischia in mezzo a 1000 zombie. Insomma, ci sono delle modifiche che secondo me andrebbero comunque riviste. Però a noi non ci resta che aspettare e sperare che questi aggiornamenti abbiano un esito positivo. Io per oggi vi ringrazio di aver guardato questo video. Se avete ulteriori domande mi raccomando di farle qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani. Bella bella! Hey, ecco a voi due piccole curiosità dopo la patch di ieri. In una missione al 140, non 4 giocatori, se andremo a inserire tutto il blab e potenziare i nemici al massimo, il loro livello di potenza sarà al 180 e non più al 191. Mentre in una missione a 4 giocatori, 163 sarà il livello massimo degli zombie, mentre prima era al 174.